È un risultato importante, una giornata importante perché si va ad accrescere un presidio molto importante per la nostra città, per il nostro territorio. E la scelta fatta a gennaio 2020 di affidare la gestione ad Aspes è risultata sicuramente subito una scelta ottimale e vincente, perché ci ha permesso intanto di affrontare immediatamente la pandemia che ci ha purtroppo accompagnato soprattutto per il 2020 ma anche nel 2021. E oggi più che mai si sente la necessità di avere una sanità presente sul territorio, perché a volte si parla semplicemente, si fanno parole, chiacchiere sulla sanità di territorio, però poi mancano i risultati e le azioni. Questa è un'azione concreta perché ci permette di avere intanto una sede più efficiente, anche tecnologicamente molto avanzata, e soprattutto poi si è creato un vero e proprio distretto e punto della salute del territorio, perché avremo sia sul lato destro che sul lato sinistro dei poliambulatori dove ci saranno da una parte i medici di medicina generale e un pediatra di base e dall'altra parte degli ambulatori specialistici. Quindi cerchiamo di dare con le nostre forze, con le possibilità e con i compiti che abbiamo, di dare delle risposte concrete ai cittadini in un momento in cui assistiamo purtroppo a un depauperamento della sanità a livello territoriale. Rammento la chiusura del distretto della Guardia Medica dal 1 novembre 2021, questo è ovvio che implica un'inefficienza perché i cittadini sono costretti ad affollare e a rivolgersi al pronto soccorso di Pesaro, quando potrebbe essere fondamentale avere una guardia medica attiva sul territorio come l'ho sempre stata. Capisco c'è carenza di medici, però forse è l'ora di passare ai fatti. Oggi noi abbiamo voluto dare una risposta anche in questo senso, andando a inaugurare uno spazio più funzionale e con nuovi servizi che possano accrescere e dare fiducia alla cittadinanza in tema di tutela della sanità. Da quando il gruppo Aspes ha preso in gestione la farmacia comunale, già di molto sono aumentati i servizi, soprattutto dal punto di vista orario. Insomma, abbiamo allungato sia gli orari che le giornate di apertura. Con lo spostamento, insomma, a fianco dei locali della vecchia farmacia, la volontà che abbiamo e l'indirizzo che, insomma, in qualche modo ci siamo imposti anche con l'amministrazione comunale, è proprio quello di aumentare ulteriormente i servizi per l'utenza di Gabicemare, per i cittadini di Gabicemare e anche per i turisti, andando incontro a tutte quelle che sono una nuova concezione, insomma, con la farmacia dei servizi e i servizi che vengono dati all'interno. Crediamo di esserci riusciti, i locali sono molto belli e accoglienti, rafforzeremo anche a fianco della farmacia il poliambulatorio, arriveranno anche degli specialisti, quindi cercheremo di unire la farmacia come primo punto di riferimento di base del servizio sanitario con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e anche gli specialisti, proprio per dare un servizio migliore alla cittadinanza di Gabice e ai turisti.